oggi parliamo della provincia di Prato. Avevamo detto di fare la provincia di Firenze, ma volevo preparare dei piatti non troppo consoni al venerdì prima di Pasqua, e quindi abbiamo cambiato come solo noi sappiamo fare ieri e abbiamo deciso di parlare della provincia di Prato. Ok, good evening guys, we are back in the Acerone for our imaginary journey. Today we are talking about the province Prato. We told you that we will be speaking about Firenze, but before the Easter days it's hard to make a hard recipe for you guys to collect the ingredients. So today we are going with the province Prato and have a nice journey with us, stay with us. We go with Francesca. Allora, Prato è la provincia più piccola della Toscana, ma Prato è la città più popolosa della Toscana. È una provincia molto molto giovane, infatti è stata costituita nel 1992. Suggerisci. È stata costituita nel 1992 quando gli sono stati dati 7 comuni presi dalla provincia di Firenze. Infatti, la provincia di Prato confina con Bologna, Pistoia e Firenze. So, talking about Prato today, Prato is the smallest province that we can find in Toscana, and also it is the second largest population that is in Toscana. So, talking about this province, Prato is the most youngest province that we have in Toscana. It is constituted in Italy in 1992, which is very very young, and sì. Okay. E confina con The parts finish from the one side from Pistoia, one side from Bologna and one side from Firenze. Perfetto. Quindi diciamo che fin dalla piana di Prato è stata popolata fin dai tempi degli Etruschi, e già nel periodo rinascimentale, nel 1500, abbiamo degli scritti che riportano le capacità tessili di questa popolazione, ma è proprio intorno al 1800 che ha avuto uno sviluppo economico pazzesco proprio sulla sartoria e la lavorazione dei tessuti, e ancora oggi è tra i primi posti in Europa per questo lavoro, per questo settore. So, talking about Prato, this province is from the medieval times, from the generation Etruscans. So it is a very, very old city that is we can find in Toscana. And the population from that times to today is the same numbers, the same way. So, and talking about the importance of the Prato province is from the oldest time, the Prato province is very, very famous for textile business. And even today in Europe, it is the most famous and most in top in all Europe for textile business. Prato è molto molto famosa per le pasticcerie, è molto famosa per i teatri e tutta la cultura che ha a che fare con l'arte. Quindi stasera vi parleremo di un dolce. Quando vai? So, talking about Prato, it is very famous to their pastry products, sweet and salt. Sweet and salt, both salato e no, solo dolce. È okay. Conosciuta per le pasticcerie, okay. Quindi, per i teatri, okay. So, molti musei. For sweet pastries, and today we are going to talk about a type of dessert. Ok, quando uno pensa a Prato, pensa ai cantuccini, ma non volevamo parlarvi di questo perché risulterebbe a tratti scontato. E poi perché potete trovare la nostra ricetta dei cantuccini di Prato sul nostro canale YouTube. La potete guardare e sono sempre buonissimi, è un biscotto che si mangia sempre volentieri. Stasera vi vogliamo parlare di un dolce tradizionalissimo riscoperto da pochi anni. Okay, when we talk about Prato, most people think about the cantuccini biscuits, but today we are not making the cantuccini biscuits, we are making another dessert. But if you want to find out the recipe for the cantuccini biscuits, they are on our YouTube channel. You can go there and make your own cantuccini biscuits and have a great evening, dinner, after with your family. So, today we are going to talk about a very traditional dessert that is born in Prato. Allora,
Il dolce di cui vi vogliamo parlare è la pesca di prato. Io me le ricordo da quando ero piccola, che il mio babbo le comprava, erano enormi, esattamente come quelli che abbiamo fatto noi, erano enormi e pieni di questa crema buonissima, bagnate con l'alchemet, che è la caratteristica di questo dolce. L'alchemet è un liquore di spezie medievale, tipico toscano. E addirittura potremmo farlo anche in casa se avessimo la cocciniglia, che è un colorante che viene estratto direttamente da un insetto della famiglia delle coccinelle. Okay, so today we are going to talk about the peach of Prato, which is a very tasty dessert, which comes as type of a bun, which have a cream that is very tasty in the middle and covered with Alkermans liquor. The characteristic talking about this liquor is an old liquor which is made in the medieval times, which is a typical liquor that we can find in Toscana. This liquor is made out of from an extract from an insect that comes from the family of ladybugs. So we go ahead with the recipe with Francesca. Allora, le pesche sono state, sono diventate famose quando è stata costituita la Repubblica Italiana, perché in un pranzo, in questo ristorante, vennero servite come dolce. Poi sono entrate talmente tanto radicate nella tradizione di Prato che venivano fatte in famiglia e le pasticcerie le avevano un po' accantonate, finché un pasticcere, non di origini pratesi, l'altro, ma di origini fiorentine, ha ripreso in mano la ricetta, rilanciata e adesso è diventato un dolce immancabile in tutte le pasticcerie di Prato, ma un po' in tutte le pasticcerie della Toscana. So, talking about this recipe, it goes very long times, which got famous in the times of Italy, renowned their name as a Republican country. But the original recipe is coming from the Firenze. No, la ricetta originale viene da Prato. Ah, ok. The original recipe comes from Prato, but this L'ha day. riportata, diciamo, in auge un pasticcere di origini fiorentine. Okay. A pastry chef, a pastry maker has taken the recipe to his hand and constructed it to a much better, which we cannot miss these days in every pastry shop in Prato and in every pastry shop of Toscana. Ovviamente questa parte qui a Sean non gliel'avevo detta durante le ripetizioni e Sean mi diceva timing. Francesca added it now because I read her book and there it was not Questo non there. c'era, è chiaro. Allora, le pesche sono come il tiramisù, hanno un gusto ancestrale che è perfetto, risveglia tutti i sensi, sono sofficissime. Cremose, la croccantezza che è data dallo zucchero nella buccia fuori. Ora vi faccio vedere. È esattamente come il tiramisù, sono tre ingredienti perfetti messi insieme in modo unico che danno un risultato speciale. So, talking about this peach desert, it Anche is questo very. non c'era scritto. Vabbè, no, questo è capito. Talking about this peach desert, it is very similar to tiramisu, which has three ingredients in tiramisu and three ingredients even in this peach desert. Let's take, in the peach desert, we have this liquor to give us a sensation of awakening and some kind of a spice taste in our mouth. In tiramisu, we have coffee. Esatto. And to give the crispy taste in this peach desert, we have sugar coated. In tiramisu, we have the Savoyardi biscuit. And as in the tiramisu cream, we have the tiramisu cream. In the peach desert, we have the cream, pastry cream that we make in Italy. So it is a very good combination to have an explosion in your mouth and to have a great taste in to understand what is the taste of desserts in È Italy. una combinazione perfetta A di good soli combination. tre ingredienti. Allora, per preparare le pesche sono semplicissime, ma ci vuole tempo perché è un lievitato, è una brioche alla fine dei giochi. Quindi abbiamo 15 g di lievito di birra, 60 g di latte, 60 g di zucchero, 360 g di farina,
75 grammi di burro e 240 grammi di uova pesate col guscio, proprio perché è una ricetta tradizionale. Oh, si inizia, io non ve la rifaccio ora perché è un po' lunga, vi spiego solamente come si fa. Si inizia con il latte tiepido e il lievito, li facciamo sciogliere. Dopo aggiungiamo le uova, la farina, lo facciamo incordare il tutto e viene fuori un impasto, una massa che va fatta lievitare per un'ora e mezza o comunque fino al raddoppio. So, talking about the ingredients, as we talk all the recipes that we have in Toscana, the ingredients are very cheap and very easy to find. So, 15 grams of yeast of beer, 60 grams of milk, 60 grams of sugar, 360 grams of flour, and 75 grams of butter, and 240 grams of egg wetted with the shell. Grande. Oh, allora, una volta che l'impasto, digli che va messo a lievitare, è portato al raddoppio. So, the steps of making this, we put the yeast in the milk and we make it melt inside the milk, and then we put sugar, the milk, the flour together and we mix it, and at the last moments we put the butter, which is broken from our hands into little pieces, which is easy to mix, and later when we take it out from the bowl, we leave it for one hour and a half to get it leaven better. Francesca is coming. Allora, quando l'impasto è raddoppiato, prendiamo questo impasto che è molto morbido e appiccicoso, lo spezziamo con le mani e vengono fuori, definirle palline mi pare anche troppo, comunque dei pezzi di impasto così che vanno nuovamente messi a lievitare. Servirà circa un'ora. Per spezzare la pasta vi dovete ungere le mani col burro molto molto bene. So, when your dough has become twice the size, we make some type of ball, and we break it from the hand and make some small size balls, and we put it in a tray and leave it another hour to leaven. So, this dough is very sticky. So, to not stick it in your hand, we must apply some butter in your hand very well. Oh, e questo è il risultato della briochina cotta, che è, guardate qua, sofficissima. Bene, adesso che cosa facciamo? Prendiamo il nostro sciroppo all'Alchemenz, che è fatto con 105 grammi di acqua, 60 grammi di Alchemenz e 160 grammi di zucchero. Si fa sciogliere. Non importa farlo bollire, basta semplicemente che si sciolga lo zucchero. È uno sciroppo piuttosto denso. Ecco qua, vai Shan. So now we start to finish our plate. So Ok. this here is the alke ah okay. And the final product of the brioche looks like this, very soft and very bright in color, nice. So to finish, we have to make our Alkermes syrup. So in here we have 105 grams of water, 60 grams of Alkermes syrup, and 160 grams of sugar. It is not important to make it hot. It's just important that the sugar is very well dissolved in the mixture. And now we go ahead and see how we can finish this product. Allora, si prende la briochina e si bagna dentro allo sciroppo. We take the brioche and we put it inside the syrup and we give it a good bath of this syrup. To have a good bath, you can hold it down inside the syrup for a little bit minutes, not minutes, seconds. Allora, io adoro l'Alchemenz e questo odore è proprio. In Toscana lo usiamo per tantissime preparazioni. Quello che fanno voi La zuppa inglese, super inglese. lo zuccotto alla Succotta, fiorentina, succotta. lo usiamo per il tronco, roll. Ecco. In Toscana, we use the Alkermes syrup for a lot of dishes, let's say for the Swiss roll, and we have a dessert called Succotta and Suppa Inglese. Many, many stuff we use the Alkermes syrup.
poi prendiamo la crema. So this is our pastry cream. E questa è tipo una crema diplomatica, è fatta con panna, latte, uova, zucchero e farina. La facciamo un po' più solida, proprio perché... Very simple cream that is made out from whipped cream and milk and eggs and sugar. Sac. And a little bit of vanilla. Questo, Shana, mi prendi lo zucchero, amore? So we put the cream in the middle and we put together the two parts e and then adesso la rotoliamo generosamente nello zucchero. Shan, prendi quelle già pronte, facciamogli vedere come siamo stati bravi. E la pesca è pronta ed ecco qua le nostre pesche. So this is how the final product look. This is our made already one. We have to apply the sugar very well from the outside to get the very good crispy taste. E non vi rimane che provare. Provate perché veramente vi riportano all'infanzia. Sono stratosferiche. Queste ora ce le mangiamo noi, siamo giusto in tre, Maurizio alla regia. Buonasera a tutti. Shean, il mio braccio destro, infatti lo tengo sempre alla mia destra. Buona Pasqua a tutti, aspettatevi, facciamo un augurio tutti insieme. Okay. Vieni. Vai, gira. Tanti auguri a tutti, buona Pasqua. Have a nice Easter, we wish everyone. Ciao. Bye guys.